Parline Targa 52. A brevissimo andremo a bordo di questa barca di un cantiere che non ha bisogno di presentazioni ed è un open perfetto per le tue vacanze con la famiglia e con gli amici. Io sono Luca Boltri e sarò il moderatore per questa video presentazione. Ci collegheremo a brevissimo con Giuseppe che ha avuto qualche problemino di linea, quindi al momento lo aspettiamo, ma intanto vi racconto io qualcosina dell'imbarcazione che andrete a vedere. Per cui è una barca, anzi vi dirò di più, vi condivido la scheda, così intanto che il nostro amico Giuseppe arriva vi faccio vedere qualcosina in anteprima. Per cui attendiamo solo l'arrivo poi di Giuseppe. Targa 52, per cui abbiamo un'imbarcazione open di cantiere Farline, quindi cantiere inglese, per cui assolutamente senza bisogno di ulteriori fronzoli o ulteriori presentazioni. La barca, giusto per darvi due informazioni, mentre io vi scorro un po' le fotografie, sperando che il nostro amico Giuseppe risolva il problema della linea. Come vedete, quindi coscineria grigia in perfetto stato di conservazione, ampio prendisole a poppa con il suo tavolino, vedete qui, perfetto, che si trasforma e diventa totalmente un prendisole completo. Ecco Giuseppe, lo intravedo, quindi io smetto di farvi vedere lo schermo, ma do la linea al nostro amico Giuseppe. Ah, così andiamo a vederla dal vivo invece di vedere le fotografie, che sicuramente sono le più interessanti. Ecco Giuseppe che ci ha fatto, insomma, sospirare questa video diretta. Buongiorno Buongiorno signori, Giuseppe! ciao Luca, scusami ma avevo dimenticato di disattivare l'inoltre della chiamata e sono arrivate delle chiamate che mi hanno bloccato Ah, non preoccuparti. la diretta, scusatemi tanto, adesso dovrei essere a posto. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti da Lavagna, una giornata di sole in attesa di visionare una bellissima imbarcazione. Adesso non so che cosa hai detto in Ah, anticipo guarda, ho prima che... fatto vedere qualche foto del sito, ma giusto ho fatto una breve presentazione di me, di te che insomma hai avuto qualche problemino con la linea e ho fatto vedere qualche fotografia esterna, ma ne ho fatte vedere quattro, poi sei arrivato, quindi ho tolto la condivisione perché così possiamo vederla Allora direttamente dal cerchiamo vivo. di velocizzare, mettimi pure a schermo Ah, eccoti intero. qui, Eccola qua, perfetto. eccola Ale. qua. Targa 52 del 2002, una vera regina inglese perché è uno dei cantieri top britannici che si Sì. caratteristica, che si contraddistingue da una carena sicuramente molto, molto apprezzata. La barca ha una linea incredibile, è una barca che nasce per un uso prettamente estivo, perché è una Sì. barca senza l'hardtop, e però è stata studiata proprio per avere veramente una propria isola sul mare, con grandissimi spazi nel pozzetto, grandissimi spazi prendisole, e una barca con una linea con quel profilo ad arco che ha fatto scuola e Sì. caratterizza tutti i Targa di quegli anni. Adesso mi fermo un attimo, non so se si riesce Tra a... l'altro bello il fatto di averla libera così, è veramente una fortuna. Sì, 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 E sì, anche sì. Giuseppe, poi fai delle belle foto nuove così le mettiamo su, visto che avevamo quelle in No, cantiere, che la già barca adesso è andata fatto. in acqua, bravissimo, mitico. Il blu è comunque ancora in ottime condizioni, si presenta lucido, la barca deve fare ancora le manutenzioni annuali, ha fatto la carena l'anno scorso nel 23, adesso Ok. il proprietario sta facendo dei lavori sul motore, ha cambiato gli scarichi in inox, sta cambiando le cinghie, insomma sta iniziando a prepararla per la stagione, ancorché la barca viene utilizzata veramente molto poco ed è questo il motivo poi della vendita. Se voi pensate che questa barca ha meno di 700 ore di motto ed è del 2002, quindi anche i precedenti proprietari, che sono, se ben mi ricordo, tre in Sì. totale, questo è il terzo,
l'hanno usata in maniera molto, diciamo, morigerata dal punto di vista del numero delle ore. E poi con la trasmissione, che è quella che piace più a tutti, Giuseppe, che è il famoso linea d'aste, che comunque ti dà quella tranquillità e quella semplicità di Certo, manutenzione rispetto. questa barca monta due 675 Volvo di 12 ed è dotata di tutto quello che serve per una navigazione, un utilizzo comodo, quindi generatore, aria condizionata, reca di prua, insomma le cose che una barca di questo lignaggio deve avere. Iniziamo a vedere, c'è una passerella a tre battute Sì. a scomparsa, un bellissimo prendisole, doppio da una parte e singolo dall'altra. Questo è un tender garage o per moto d'acqua. Ok. Ho visto proprio recentemente con il proprietario, nel manuale del proprietario, la Fairline indica determinate moto d'acqua compatibili con il garage e indica anche un tender Avon idrogetto da 3,20 m come Ah. possibile per entrare qua dentro. Quindi Sinceramente, molto capiente. io pensavo più attorno ai 2,80, invece sul manuale del proprietario viene indicato addirittura un Avon idrogetto da E poi ho 3,20 m. visto che inquadravi, mentre quadravi su, abbiamo visto anche che la barca ha anche l'antenna TV satellitare, quindi comunque un altro accessorio che Sì, mi piace sempre, insomma. diciamo, sì, radar, diciamo, le cose appunto giuste per una barca di questo livello. Mi sarei stupito se non ci fossero Eh state. certo. Recentemente è stata fatta completamente la cuscineria, adesso poi andiamo a vedere, così come il tendalino di poppa, ma intanto preferisco salire perché Vai, abbiamo vai. perso anche tempo all'inizio, non vorrei, gli spettatori sono sicuramente più curiosi. Come dicevo, una barca prettamente estiva, d'estate te la godi veramente tanto perché c'è la possibilità appunto di lasciare il tendalino Sì. come tetto e abbiamo uno spazio mega super, super vivibile, veramente ci si sente coccolati, ci si sente come a casa, con un trionfo veramente di divanetti, c'è possibilità di sedersi o di sdraiarsi quasi dappertutto. Adesso mi sono seduto sul divano e questa è la vista che si gode, mi faccio un controcampo anche se sono solo a mezza barca. Intanto qua si può vedere in quello sportello c'è un ice maker, qua c'è un frigo al momento smontato ma è disponibile e là sotto c'è chiaramente la sua griglia. Da questo portello si entra nella sala macchine. Ah, ok, Qua perfetto. sotto invece è il tender garage con un cuscino doppio. I cuscini sono veramente in ottime Belli. condizioni, anche perché sono stati rifatti con il colore di moda attuale, il grigio. Così anche lì è un posto singolo. La barca ha il suo roll bar. Poi ha questa struttura ad arco che piace Sì. particolarmente a livello di linea, un bellissimo cruscotto che ha gli strumenti chiaramente dell'epoca della costruzione della barca, però ha tutto quello che serve, quindi ha radar, pilota automatico, GPS, il tridata, il comando là dell'elica di prua, le manette, il faro, insomma, tutto quello che può essere Sì, necessario per una barca di questo tipo. esatto, tutto quanto, bravo. C'è anche un bellissimo divano diciamo, del copilota, chiaramente la seduta del pilota ha la possibilità di, chiaramente, per la guida in piedi. Ecco, Sì. questo è quello che vedo da in piedi, non ho nessun problema, il parabrezza non mi dà nessun fastidio, riesco a vedere tranquillamente la mega spiaggia di prua, perché una cosa bella di questa barca è che comunque tutta piatta e abbiamo una bella cuscineria Bello. tra i due blocchi, uno casca in dinette, l'altro casca nella cabina armatoriale, anche lì è un grosso spazio da poter sfruttare, così come, adesso facendo il controcampo dal posto di guida, Sì. i due spazi qua, quindi qua 6 persone prendono il sole o l'ombra comodamente senza nessun tipo di problema, non si danno fastidio l'un l'altro. Certo. La barca, vabbè, al pozzetto in tech, il proprietario tiene sempre un
telo a copertura totale della barca per evitare che si possa rovinare. E adesso Ottimo. farei un giro verso prua. Non Fai come se fossi tu a bordo, Giuseppe. posso dire fai come fossi a casa tua perché presumo Esatto. che ci sia il proprietario in Quindi ascolto e quindi diciamo direi una cosa fai non come se vera. fossi a casa sua, del proprietario. Esatto, esatto. Qua c'è un winch di tonneggio per tirare le cime d'ormeggio di poppa, che è una cosa Sì? non così banale, sempre molto, Molto utile. molto, molto utile. Moltissimo. Intanto cerco di andare piano per poter. Non so, Bella anche questa la qualità visuale del qua sta. la qualità del video è buona, va a scatti, È si vede abbastanza. buonissima, è buona Giuseppe, è buona, è buona. Perfetto, allora posso anche È una bella verificare. qualità. Sì. Il tavolo Guarda, si ti può rendi chiaramente conto di quanto è girare. grande, questo bozzetto? Veramente diviso in tre zone praticamente. È fantastico. Assolutamente, ci vuole quasi il monopattino per andare Esatto. da parte gli scherzi. No, no, però qui davvero Quindi se avete amici, anche famiglie numerose. questo, diciamo, la parte strutturale ti crea un appiglio veramente unico. E certo. Ma guarda che pozzetto. Cioè. No, no, è fantastico. Fantastico. Chiaramente c'è la cappottina, adesso l'ho solo tirata su con i Chiaro? trasparenti e i copri trasparenti, e poi iniziamo ad andare nella zona di prua, dove la cosa che mi piace particolarmente è che è di facile accesso. Questo portello qua è fatto per nascondere i parabordi. E qua abbiamo il divano di prua, mi permetto di calpestarlo, tanto sono scalzo, quindi il proprietario non se ne avrà male. Bravo. E Hai lavato i piedi? Però, assolutamente, sì, perché c'era un marinaio assolutamente. che conoscevo io che camminava scalzo, ma Era insomma, meglio che va meglio camminasse con con le le scarpe. scarpe. Assolutamente. Ecco, un'altra cosa che diciamo di interessante a prua, che anche qua non è così banale, a parte il winch del salpa ancora, anche qua abbiamo un winch di tonneggio per le trappe di Ok. prua, quindi diciamo qua si scongiura qualsiasi tipo di fatica anche all'ormeggio. Qua Bel com... cercavo Ah, di guarda che far bello. vedere l'imponenza di questa barca. E Una linea bellissima. Devo dire una la bellissima linea linea. Tanto è la linea veramente bella. ci chiedi tu mentre fai vedere, io rispondo a qualche domandina che è arrivato. Ci chiedevano che... Ah, perché un signore è arrivato dopo. Sì, ok. Quindi che bandiera batte la barca? Bandiera italiana. Bandiera italiana, certo. Lunghezza esatta da libretto è 15,70, così ho risposto anche a quell'altro signore. E per invece il signore che ha chiesto i motori che è arrivato successivamente, la barca ha due motori Volvo Penta in linea d'asta da 6,75 con meno di 700 ore motore o lì Sì, vicino. Quindi credo che siano più o meno in un numero di ore pari alla potenza totale. Credo che siano ok, 6,75, è proprio una cosa, fantastico, una fantastico. combinazione incredibile. Il Adesso mi generatore avvicino. invece, Giuseppe, ci chiedono i kilowatt è 7, giusto? Io ho questo dato dalla scheda, Eh, 7 del sì, kilowatt della eh, Onan. tu mi stai facendo fare uno sforzo mentale a cui non sono No, più allora adatto. Se l'ho scritto vuol dire che se l'ho scritto vuol dire che è così. Ecco, Ok. questo. Io mi dilungo un po' sul pozzetto, ma insomma, lo E trovo uno beh. dei pozzetti meglio riusciti di una barca open in generale, Assolutamente sì. attuale anche adesso. Ecco, No, ma quindi. poi lì fai cosa vuoi, in sto pozzetto qui. Fantastico. No, no, è una cosa incredibile. E poi adesso Giuseppe ci porterà dentro, visto che comunque ci chiedono che layout, lo faccio anche svelare, tanto a breve ci andiamo. È un layout 3 cabine e 2 bagni, quindi layout perfetto Sì, per... e anche a differenza di parecchi competitor, le cabine sono anche belle ampie, non si sente Esatto. la necess non ci si sente, diciamo, costretti. Quindi anche quello è bello. La zona, quando vi farò vedere, quando uno entra in cabina, anche in quelle di poppa, c'è lo spazio comodo per cambiarsi, i letti sono letti separati. Insomma, Sì. anche sotto al suo perché, nonostante sia una barca Assolutamente. prettamente estiva, tenendola chiusa qua nel pozzetto, si può tranquillamente vivere anche in inverno perché ha tutte le comodità necessarie. Adesso qua inizio a farvi vedere
L'interno, qua c'è da fare, adesso mi siedo sui gradini Sì. di ingresso, c'è da fare un'altra piccola precisazione che comunque è removibile per svecchiare un pochettino l'attuale proprietario. Non so se vedi il colore delle Bello. porte, dei profili, era questo color miele, così come il Sì, tavolino, sì, sì. e lui ha wrappato gli interni con una pellicola tipo rovere chiaro bianco, Molto rendendo la barca moderna. Moltissimo. sicuramente più moderna, più attuale. Un'altra lavorazione che ha fatto, ha cambiato completamente i rivestimenti dei divani, che sono Sì. questo grigio antracite, e ha rifatto, vabbè, il bordo, adesso poi lo vedremo nella cabina, il bordo del letto della cabina dell'armatore. Qua Ah, siamo ok. in dinette, dove abbiamo un frigorifero di dimensione domestica, un lavandino, una pozza, un forno a microonde, una Ok. piastra, adesso non so se a induzione o in vetroceramica, Vetroceramica, adesso sì. questo era come cambiano i tempi. Nel 2002 quello era il posto riservato alla televisione, è Ok. stato pellicolato in simil carbonio, e Bello. l'armatore tiene poi una televisione da queste parti quando la vuole chiaramente Carina questa utilizzare. idea però di questa pellicola, cioè comunque sono dettagli che ti fanno già capire, delle cose. Sì, considera che la barca era tutta come la porta, Sì. L'ha e secondo me l'ha valorizzato molto questo resa colore. attuale. E adesso vi L'ha resa faccio attuale. il pavimento, vabbè, di moquette in ottime condizioni, poi nella zona della cucina invece un classico paiolato in legno. Sì. Adesso arrivo, faccio vedere La barca ha l'aria condizionata reversibile, però diciamo l'armatore ha comunque due termosifoni per l'inverno, per non stare Ah, accendendo l'aria ok. condizionata. Allora, entriamo prima nella zona dell'armatore. Questa porta ve la faccio vedere dopo, è il secondo bagno, il bagno per tutti. E questa è la cabina dell'armatore, con un letto veramente grande. Adesso mi Bello. abbasso piano piano, col suo cassetto in fondo. Il rivestimento è stato completamente rifatto. Un armadio di qua, i tappeti, là dietro ovviamente ci sono gli oblò in inox, e poi Sì. abbiamo il bagno riservato all'armatore. Ok. Qua dietro la porta abbiamo Oh, buongiorno! uno specchio. Se vede Giuseppe Vigo me lo saluti. Assolutamente. Qua invece c'è il bagno riservato all'armatore, col WC elettrico e Ok, il ah, la sua classico bella piatto doccia, doccia, bello. il piatto doccia con il vetro circolare. Bello. E ora un controcampo per vedere la dinetta. Cosa si vede Sì. dalla cabina dell'armatore, e poi ovviamente il divano qua e il tavolino qua è abbattibile. Questo sportello è quello del quadro elettrico. Ah, ok. Eccolo qui. Bello. C'è anche, vabbè, lo stereo con il CD e caricatore. E questa è la cabina di poppa, quella principale, che è leggermente più ampia dell'altro, con un Sì. bellissimo letto, un doppio letto, il suo armadio. Adesso io ci entro dentro. Ok. Ah, un'altra cosa interessante per i più tecnici. Qua c'è Ah. un altro quadro strumenti. Bello. Molto completo, Sì. molto facile da vedere, ancorché tutti i dettagli sono chiaramente in inglese. Certo. E questo, diciamo, io sono sdraiato sul letto e ho parecchia altezza, Sì. e così come ho parecchia altezza in questa zona dove mi posso, diciamo, appena entro, dove mi posso cambiare, cioè veramente, io sto alzando le braccia.
Certo, Quindi c'è quindi comunque. veramente parecchia. E tu sei Quindi comunque già alto. vedete, io sono qua con una spanna, cioè praticamente due spanne prima di toccare Sì. il soffitto. Quindi diciamo c'è aria, è una cabina grande, considerando sempre che siamo in un open. Certo. Stesso discorso, leggermente più piccola, questa qua, che è una cabina gemella, anche questa ha due letti con un minore spazio, un pochettino più stretta, però stesso discorso per quanto riguarda le altezze in questa zona, dove c'è anche un plexiglass fisso che comunica direttamente con Ah, ok. con il pozzetto. Col pozzetto, ottimo. Boh, che altro dire? C'è qualche richiesta di vedere qualcosa di particolare, Ma da che allora sono no, qua? devo dire, abbiamo fatto vedere tutto, poi insomma non è arrivato, chi è arrivato dopo, ma comunque era già arrivato che eravamo nel pozzetto, quindi non vedo altre, sono tanti, però non vedo nominativi o richieste particolari, quindi ti direi che abbiamo fatto vedere tutto, per cui poi dove vuoi accomodarti tu puoi farlo e scegli tu dove preferisci, dove sei più comodo. Mi metterei comunque Allora. all'esterno. Io intanto, mentre tu ti prepari, mi rimetto così lanciamo il nostro momento del gioco. Allora, come avete visto in settimana, avrete ricevuto mail o se non l'avete ricevuta siete ancora in tempo, c'è un form da compilare. Chi lo aveste già compilato perché l'ho ricevuto via mail, bene. Chi non lo avesse ancora fatto a tempo lo trova sul nostro sito, trova un banner semplicissimo per poterlo compilare. Vi compilate il form, vi segnate questo codice che vedete adesso. In settimana verrete contattati dai colleghi e dovete semplicemente dire questo codice. Cosa succederà? Che riceverete un buono che vi darà diritto a 500 euro. Un buono da 500 euro che potrete utilizzare in acquisto o in vendita con la nostra azienda e ha validità un anno. Inoltre vi darà la possibilità di vedere una settimana prima di tutti quanti, rivedere i video che abbiamo fatto durante il videosalone. Quindi avete questa doppia opportunità per cui segnatevi il codice, compilate il form scadrà alle 24 di oggi, quindi fate queste due operazioni così avrete il buono da 500 euro. Perfetto, momento promozione finito. Eccoci qua, Giuseppe. Allora, faccio un piccolo riepilogo a scheda davanti, se sei d'accordo, del targa che ci hai fatto vedere. Allora, Giuseppe ci ha portato a bordo a Lavagna su questo targa 52, cantiere Farline, quindi cantiere inglese, insomma, che non ha bisogno di tante presentazioni perché è uno dei cantieri top della nautica. Layout con tre cabine e due bagni, motorizzazione linea d'asse con motori da 675 Volvo Penta con le ore motore più o meno di 700 circa, quindi poche ore motore. Generatore da 7 kW della Onan, aria condizionata che fa caldo e freddo, elica di prua, antenna TV satellitare, tender garage che, come ci ha fatto vedere Giuseppe all'inizio, può contenere un tender anche oltre i 3 metri e o la moto d'acqua a seconda di quello che preferite fare. Elettronica completa di tutto, radar, pilota automatico, cuscinerie tutte nuove, come avete visto, molto belle grigie. E interni resi più moderni dal proprietario, come ci ha fatto vedere Giuseppe nelle immagini, quindi non il classico colore miele anni 2002, ma modernizzate, riportate, diciamo, adattate ai giorni nostri. Per cui queste, diciamo, sono le caratteristiche particolari, ma lascio aggiungere qualcosa a Giuseppe, qualche sensazione ovviamente da bordo che vi può trasmettere che io non posso darvi, ecco. Quindi lascio la parola al mio amico Giuseppe. Niente, che dire, hai detto. Mi senti, Luca? Sì, Sì. benissimo, Ah, forte e ok. chiaro. Niente, diciamo, hai riepilogato in maniera come al solito precisa e puntuale tutto quello che c'era da dire. E in effetti, entrando dentro, il fatto della zona della dinette completamente chiara non ti fa pensare di essere di una barca dei primi anni 2000. Ecco, questo è sicuro, la rende molto più gradevole, molto più attuale, ed è bellissimo anche l'abbinamento con il colore chiaro delle pareti col grigio della tappezzeria dell'Alcantara, ed è veramente carino. Una barca che ci si sta bene a bordo, anche se chiaramente purtroppo non sono il proprietario, io non ci scenderei mai da Certo. questa barca, perché è veramente comoda. Ecco, quindi quella è una. Mi ci sentirei molto volentieri a bordo in qualità Assolutamente.
di armatore. E chiaramente è una barca molto bella per l'estate, con qualche limite per l'inverno, perché bisogna tenerla chiaramente coperta, però questo Chiaro. spazio dove loro sono sedute è talmente grande che se uno vuole entrare, magari piove, le giacche bagnate, le scarpe, ok, riesce ad avere veramente un megavano di ingresso per poi Sì. entrare in barca asciutto, senza rovinare assolutamente nulla. E insomma, secondo me è fruibile anche d'inverno con qualche accortezza. Il Assolutamente. riscaldamento ce l'ha, i comfort ce l'ha tutti, e quindi diciamo una No, no, barca esatto. che si può usare Che si può anche sfruttare, esatto. nella cattiva stagione, anche se appunto il suo top è da adesso fino a fine Fino a settembre. settembre, esatto, bravissimo. Certo, Bene, certo. allora, chi volesse, io intanto vi condivido la scheda sulla chat, così insomma, chi volesse andarsi a vedere la scheda lo può fare e può decidere se chiamare direttamente il numero che trovate nella scheda, oppure scrivere a info@baiottin.com, così noi lo metteremo in contatto con Giuseppe per andare a vedere questa barca ed acquistarla. Giuseppe, insomma, ormai lo conoscete, è anni che lo vediamo nelle nostre dirette, è uno dei nostri più storici fidi colleghi e si occupa della parte di Lavagna, dove c'è un ufficio, fino a Chiavari, ma fino a tutta la zona di La Spezia. Un uomo di un'assoluta, insomma, disponibilità, capacità, ma soprattutto una persona, a me piace definire una persona onesta e per bene. Quindi Giuseppe, se vi dice, vi fa vedere delle cose, è perché quelle sono. Per cui secondo me è una bellissima occasione, al di là della barca, poter essere seguiti in acquisto da Giuseppe. Credo che sia ancora un plus in più rispetto a un oggetto già iper interessante. E poi Giuseppe mi fa il bonifico dei 100 euro solito per tutte le cose belle che ti dico. Assolutamente, ci aggiungo anche un piccolo extra perché sei andato oltre le Grazie. aspettative. Perché è la seconda E diretta per quello. questa è l'ultima diretta della giornata No, per c'è il. ancora a seguire un 53 Ah, piedi hardtop, il Princess. Esatto. il V53, anche quello lo conosco, gran bella barca. Quella anche Era la conosci bene, ce l'hai avuta lì a tu. Lavagna fino a 2 anni fa o 3 anni fa, adesso non mi ricordo, ed È era vero. veramente uno dei, come si suol dire, uno dei più bei cavalli della stalla di Eh allora. sì, Quindi esatto. se vi piace un 50, un hard top su quella cosa, guardatela, perché veramente credo che l'attuale proprietario l'avrà nel caso anche migliorata. Quindi secondo me era già bella prima, guardatela perché ne vale veramente la pena. Questo Assolutamente. Beppe, che dirti? Grazie, è stato sì. bello fare Ok. questo videosalone con te, come sempre. E noi ci Grazie, sentiamo e domani. ci sentiamo domani e via. Grazie a tutti quelli che si sono collegati. Ti Scusate ringraziano tutti. per il piccolo contrattempo iniziale, però purtroppo l'età avanza e mi ero No, dimenticato è il bello della di diretta, Giuseppe. il Se bello della fosse diretta. tutto sempre liscio, che barba, che per noi moderatori, sai che noi invece così è divertente. Assolutamente. Adesso richiudo tutto e boh, niente, poi oggi pomeriggio festa, vi attacchiamo domani mattina. Un Grazie a abbraccione, tutti ciao e Giuseppe, buona grazie da giornata e parte di buon weekend tutti. a tutti. Ciao ciao, ciao ciao. Allora, vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo mail, info@baiottin.com, per cui scriveteci, così vi mettiamo in contatto con Giuseppe per andare a vedere questo fantastico Targa 52. Vi ricordo che fra 15 minuti circa inizia una diretta su un V53 della Princess, quindi continuate a stare collegati. Io vi ringrazio, vi saluto e per oggi ho terminato, quindi non mi vedrete più, ma mi vedrete al prossimo videosalone o in trattativa quando comprerete la barca. Buona giornata a tutti e buon proseguimento!